Salve a tutti e buon sabato da casa del Papi, ma in realtà è stato questo il nostro sabato. Giorno da casa del Papi, oggi lavori nel giardino di casa del Papi, vista l'acqua che c'è stata ultimamente. Allora, vediamo un po' se il nostro Lorenzo riesce a far entrare lo scavatorino in questo giardino. E sarà una missione molto molto particolare, però Lorenzo, come ben sapete, è l'uomo dalle missioni impossibili. È come un po' tipo la Madonna che scioglie i nodi, quello lui scioglie tutto. Quello che è impossibile. Lorenzo, vai. Così. Vabbè, e riprenderemo tra qualche istante appena arriviamo su, perché così vi diamo qualche secondo di video. Questo è il piccolo mostro che entrerà lì dentro. Sta pure mia madre lì, va. Si sta guardando tutta la scena oggi. Siamo arrivati quasi al momento importante. Ecco, pausa. Piano piano. Che dobbiamo mettere? Qua. Vai, 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 andato, andato, sopra, sopra. Primo passaggio, perfetto, Lorenzo. Perfetto. Vai, 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 vai. Guarda. Ci vuole una certa maestria in questo. Allora, riprendiamo. Abbiamo anche la parte davanti che fa quasi un saluto. Guarda che roba, eh! Passaggio su questo ponticello per poi girare e andare dentro il giardino di casa del Papi. Ma te stai zitto, abbiamo tutti ospiti. Vai. Dobbiamo stringere? Sì, sì. Ancora di più lo devi stringere, ecco te. No, che figata. E lui sarà anche la persona che ci farà i lavori al nostro rifugio, proprio con questo passaggio, vediamo un po'. Aspetta, se mi metto. No, no! Mi sta agganciando. Pausa. Te va in faccia, eh? Allora, vai, vai, è passato, bravissimo, bravissimo, ecco, vedi che c'è successo, qui c'è una ruota per poggiare poi la cosa, mettete qua, nonna, succede niente, però non sa mai, nonna, è arrivato 88 anni prima di sti lavori, guarda che roba, bellissimo, Kira l'abbiamo un attimo sacrificata, legata, ma cosa che non facciamo praticamente mai. E adesso si va. Aspetta, vai, vai. Beh, se sta muove qui? Si muove? Pausa. Allora si necessita di un piccolo ritorno indietro perché la pedana si è spostata. Quindi siamo tornati poco poco indietro. Ah, attento che qua. Leggermente, no, capito, alzato il lato tutti molto contenti, anche perché questo, come vi ripeto, sarà anche il mezzo per fare i lavori al nostro rifugio, che dobbiamo fare un po' di movimenti terra e abbiamo chiesto proprio a lui per un paio di giornate, e poi faremo anche una raccolta fondi per mettere in moto questo mostro piccolo giallo, fighissimo, bello, bello davvero. Una meraviglia, adesso si continua e proviamo a vedere se riusciamo ad entrare in questo giardino per andare fino laggiù. Pensate un po' che missione oggi. Ma dicevo che ci sta laggiù? Niente, ci sta un buco, praticamente il muro è crepato, causa il brutto tempo di qualche tempo fa, priverno che si vede, bellissimo. La nonna sempre attenta a tutto quello che succede. Vediamo un po', ecco, dai, siamo quasi pronti. Giuro che se faccio tanti soldi nella vita me lo compro uno, guarda. È bellissimo. Solo per Essere negli fare. appartamenti. Certo, questo. Allora, adesso riproviamo, eh. Siamo in fase di prova per poter entrare in questo. Lorenzo, non c'è missione che lui non possa fare. E ne siamo straconvinti. Abbiamo visto anche una volta arrampicarsi su un albero per prendere Mia. Non so chi si ricorda sta situazione. Adesso bisognerebbe fare la missione più particolare, quella di girare tutto. Ah, no, aspetta, aspetta.
di qua stai un pezzettino fuori, eh? Lui si sposta anche le pedane direttamente con il Bobcat, che è qualcosa di... Ragazzi, secondo me è entrato, eh? Aspetta, sta a posto così, Lore? Più indietro? Io intanto gli do una mano. Intanto gli do una mano perché dovrei collaborare anziché far video, ma vediamo un po' quale sarà. Che paura, Lore! Che paura! Ma lontano, così vediamo tutta bene la scena dell'ingresso. Vediamo un po' come riesce a scendere da lì. Ma guarda, questo è una cosa che mi fa pensiero. Aiuto, aiuto, Lorenzo, 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 apposta, ferma, devi. Ecco, mettiamo la tavola qua sotto, vai, eccola, vado a te. Io in teoria dovrei anche aiutare un pochettino, però vediamo che cosa. Cosa del merda, nostri ragazzi. Io ho sempre detto, Lorenzo è come la Madonna che scioglie i nodi. Lui fa tutto, c'è niente da fare, guarda. Stavolta manca a cavallo. Ecco, allarghiamo un pochettino la... la base. Che spettacolo, raga, questi sono dei mezzi da lavoro. Ecco, questo qui deve camminare, la devi a posto, a posto, a posto. Ragazzi, se avete bisogno di qualche lavoro anche in posti dove non si può entrare volando, attento, Lorenzo riesce a entrare. Vediamo un po', finiamo tutto quanto. Eccolo là, guarda se giochiamo pure il misocero dietro, no? Vai, è entrato, eh? Perfetto. Operazione, Lorenzo, devi salutare. Saluta a tutti perché questo ci darà una mano anche per i lavori al nostro rifugio. È entrato in un posto dove veramente non ci sarebbe entrato nessuno, ma nessuno, per arrivare fino a qui giù, perché poi lì giù c'è una crepa che è stata creata dal brutto tempo a casa del Papi, nel giardino di casa del Papi. Quelle sono le buche invece che fa Kira, se dovrebbero pure vedere. Ci abbiamo Mia che si è messa paura e se n'è andata, è scappata. Mia, dove vai, piccolina? Amore mio, buongiorno. Abbiamo documentato l'ingresso di un piccolo mostro dentro casa del Papi, e questa cosa giusto per farvi capire che lui sarà anche quello che ci darà una mano per i lavori, e nel nostro rifugio solo lui ci può dare una mano. Aiutateci e sostenete l'Italia 4 zampe Ollus. Rieccolo che arriva, vai Lorenzo, buona giornata dal Papi.